Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo mio nuovo video. Io sono Fede e oggi sono qui per parlare del fotocopiatore. Sì, no, aspetta un attimo che ripeto. Non fotocopiatore, fotoaccopiatore, che sarebbe questo piccolo componente elettrico. Ora vi mostrerò il progetto che ho fatto con lui, spiegherò anche che cosa fa e a che cosa serve il fotoaccopiatore e poi vi mostrerò il circuito per concludere. Ma facciamo una cosa alla volta e quindi ora passiamo alla dimostrazione del progetto. Molto bene, allora, questo qua è il progetto, molto molto semplice. Abbiamo un Arduino, il nostro fotoaccopiatore, un LED e una batteria che alimenta il LED. Ora attacco il mio Arduino al computer e vedremo che il LED si accende per 2 secondi, si spegne per 2 secondi e poi si riaccende. Una cosa davvero molto semplice, però come esempio per mostrare il funzionamento del fotocopiatore mi sembrava perfetto utilizzare il LED. Perché ho usato una batteria per alimentare il LED quando c'era l'Arduino? Adesso vi spiego. Qui la breadboard viene divisa in due, ok? Da questa parte c'è il circuito Arduino, quindi la corrente parte dal pin numero 2, arriva alla resistenza e la resistenza va a finire in uno dei pin del fotocopiatore. E poi da un altro pinino del fotocopiatore c'è un cavo che arriva fino al GND dell'Arduino. Quindi questo qua è un circuito. Questo qua invece, dall'altra parte della breadboard, è un altro circuito. Quindi c'è la batteria che dà corrente. Nella fila dei 5 volt poi c'è un cavo collegato a una resistenza da 220 ohm, la resistenza è collegata al LED e poi il LED va in uno dei pin del fotocopiatore. E poi qui c'è la fila del GND a cui è collegato un altro cavo che va a finire a un altro pin del fotocopiatore. A cosa serve tutto questo, vi chiederete poi? Beh, allora il fotocopiatore, in poche parole, riesce a collegare due circuiti senza che però loro effettivamente si tocchino elettricamente. Dovete sapere che qui dentro al fotocopiatore, c'è un LED da una parte e un transistor dall'altra. Quando io dico ad Arduino di attivare o di disattivare un pin, come per esempio il pin numero 2, qui dentro il LED si accende o spegne in base al comando che gli ho dato. E il transistor, ricevendo luce, apre o chiude il contatto e quindi accende o spegne il LED. Però effettivamente l'Arduino e il LED non si toccano, avviene tutto attraverso la luce del LED che c'è qui dentro. E ora voi potreste chiedervi: ma a cosa serve fare tutto ciò? Cioè, non posso direttamente collegare il mio Arduino al LED? Certo, si può. Però immaginate magari di voler collegare il vostro Arduino a un altro apparecchio che non sia un LED, magari una cassa o una TV o a qualsiasi altro apparecchio. E magari questo va in cortocircuito. Se quest'altro apparecchio va in cortocircuito e voi avete collegato il vostro Arduino direttamente ad esso, anche il vostro Arduino rischia di danneggiarsi e quindi interviene il fotoaccoppiatore che riesce a collegare il tuo Arduino a un altro apparecchio esterno proteggendo entrambi i circuiti, perché se uno va in cortocircuito l'altro invece si salva perché non è a contatto con quell'altro circuito. Stessa cosa invece se Arduino, magari non so, gli succede qualcosa non fa bene contatto e si danneggia, al circuito esterno non gli succede proprio niente. Iniziamo col mettere il nostro fotocopiatore nella linea che separa la breadboard in due. Voglio iniziare poi col circuito dell'Arduino, quindi collego il pin 2, per esempio, io ho usato il pin 2 e lo collego in questo punto della breadboard. Poi prendo una resistenza da 220 ohm e collego il pin numero 2 alla resistenza e la resistenza la collego al pin di sinistra del fotocopiatore. Poi collego il GND di Arduino al pin centrale del fotoaccoppiatore, quindi qua.
Comunque non preoccupatevi se non capite qualcosa, lascio come al solito il circuito e il programma in descrizione. Abbiamo finito il circuito dell'Arduino, ora facciamo il circuito del LED. Innanzitutto colleghiamo la nostra batteria da 9V alla breadboard, quindi il GND va nella fila del GND. Il filo rosso, quindi 9V, vanno nella fila rossa qua della breadboard. Prendo un'altra resistenza da 220 ohm e collego la resistenza dalla fila rossa della breadboard a un altro punto della breadboard, per esempio qua. Prendo il LED, collego la parte più lunga del LED, cioè l'anodo, alla resistenza e invece il catodo, quindi il pin più corto del LED, lo collego al pin centrale del fotoaccoppiatore. Ed infine collego la fila del GND della breadboard al pin di destra del fotoaccoppiatore. Quindi se anche tu vuoi proteggere il tuo Arduino, vai qui sotto in descrizione dove trovi il link per comprare il fotoaccoppiatore e divertirti a fare nuovi progetti. Anche oggi il video finisce qui, spero che vi sia stato utile. Vi ricordo di mettere mi piace se il video vi è piaciuto. Commentate, condividete, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto e noi ci vediamo ad un prossimo video.